Si intitola il libro che stiamo per raccontare ai nostri ascoltatori, prossimi lettori per l'appunto di questo libro. Il titolo è Disagiotopia, malessere, precarietà ed esclusione nell'era del tardo capitalismo. Di editore, l'autrice è insieme con noi, è Florenzia Andreola. Buonasera. Buonasera. E benvenuta. Grazie per l'invito. Qui nel posto delle parole per raccontare questa che viene definita un'antologia curata per l'appunto da Florenzia Andreola, che noi abbiamo qui in diretta telefonica nel posto delle parole. La pubblicazione di questo libro è di Di Editore, un piccolo editore che racconta cose particolari, come questo libro, Disagiotopia, un editore di Lavispoli in provincia di Roma. E mi piace la definizione piccolo editore, perché nell'essere piccolo un editore ha uno spazio grande di ricerca. E lo troviamo anche questo grande spazio di ricerca proprio in Disagiotopia. Florenzia Andreola, leggo nel risvolto di copertina, è ricercatrice indipendente, si occupa di storia e critica dell'architettura e della città e dei temi sociali ad essa connessi. È laureata al Politecnico di Milano in architettura e ha conseguito il PhD in storia dell'architettura all'Università di Bologna. Ha co-curato i libri Milano, l'architettura dal 1945 ad oggi, e poi Backstage, l'architettura come lavoro concreto. Quindi Milan Architecture Guide nel 2015, ha pubblicato saggi e articoli in varie riviste, tra cui San Rocco, Artet, Domus Web, Doppio Zero, Abitare e Che Fare. Ora, Florenzia Andreola, che cosa significa essere ricercatrice indipendente? Beh, dunque, è una domanda interessante. Significa anzitutto che la carriera accademica non ha funzionato o comunque che è stato un percorso a un certo punto abbandonato a causa delle dinamiche interne dell'accademia, che, come dire, non sono sempre straordinarie, come tutti sappiamo. Però significa anche una grande libertà di azione, significa anche la possibilità di concentrarsi su questioni libere, come dire, e autonome, e come dire, è proprio appunto l'indipendenza appunto dello sguardo, no? Ed è una condizione che, devo dire, ho cominciato ad apprezzare moltissimo negli ultimi anni, perché mi permette appunto di ampliare lo sguardo su questioni non necessariamente iperdisciplinari, cosa che invece l'accademia mi costringerebbe a fare, per esempio. E questo libro ne è assolutamente la prova. Ne è sicuramente la prova in questo libro intitolato Disagiotopia. Io comincerei dall'immagine di copertina, perché leggendo nel risvolto di copertina abbiamo sentito la parola architettura declinata in diverse forme. Ora, l'immagine di copertina, che è di Francesco Barbieri, è un'immagine che porta un'architettura, ma questa architettura, forse già vedendola così, ci fa respirare quel disagio. Ce la vuole far vedere, come si diceva una volta a scuola, Florenzia Andreola, con parole sue, questa immagine? Certo, intanto Francesco Barbieri è un artista che io stimo molto e di cui conoscevo già l'opera, perché il suo lavoro volge sempre uno sguardo nei confronti della città contemporanea particolarmente aspro, come dire. Lui si è sempre concentrato su questi paesaggi non particolarmente degradati, ma soprattutto molto sfilacciati, no? Sempre legati alle ferrovie e a quella disgregazione urbana che si crea intorno a questo tipo di luoghi della città. L'immagine, nel momento in cui l'ho vista, mi ha convinto perfettamente, perché nei fatti il libro a tutti gli effetti tratta in due saggi in maniera specifica di architettura e di città, e quindi in qualche modo io comunque su sei saggi due sono appunto sulla questione urbana e architettonica, e quindi non sono andata del tutto fuori dai miei temi, e quindi mi piaceva usare un'immagine in copertina che riuscisse a raccontare appunto della questione urbana, della questione architettonica, che in realtà riguarda tutti noi senza che ne siamo troppo consapevoli normalmente, però appunto con uno sguardo critico, duro appunto. Critico, duro questo sguardo, non so se più critico oppure più duro, leggendo
questo saggio che accomuna diversi interventi da più parti. Per raccontare che cosa? Per raccontare il malessere, come dice il sottotitolo, la precarietà e l'esclusione nell'era del tardo capitalismo. Ora, a proposito di definizione di era, cioè periodo che stiamo vivendo, Lorenzo Andreola, forse abbiamo già persino superato il tardo capitalismo, perché siamo in una potremmo dire un cul-de-sac particolare, questo tempo di pandemia, no? Da cui non possiamo scappare, non possiamo esimerci nelle nostre conversazioni, seppur in questa nostra piccola realtà del posto delle parole. Sempre di più ogni volta parliamo di questa situazione, perché raccontare un libro, qualunque esso sia, non significa porsi al di fuori della realtà, ma vivere la realtà, e soprattutto questo libro. Ecco, in che modo noi oggi siamo in quest'era del tardo capitalismo, Florenzi Andreola? Beh, diciamo che il libro voleva avere nel titolo questa dicitura del tardo capitalismo per riferirsi a, diciamo, gli ultimi 30 anni di storia, che non saranno certo superati dalla fase che stiamo attraversando in questo momento, nel senso che l'emergenza sanitaria sicuramente è stato e storicamente sarà una cosa che ricorderemo e che cambierà forse qualcosa, ma non lo cambierà in maniera radicale. Le dinamiche di sfruttamento capitalistico attuali o comunque precedenti al coronavirus saranno, a mio avviso, le stesse, se non peggiori, quando tutto questo sarà finito. Quindi il libro nei fatti nasce intorno alla necessità di interrogarsi intorno a una questione, cioè che cos'è successo a un certo punto della storia, perché poi ci siamo ritrovati così, perché la nostra generazione, la mia generazione, io sono nata nel 1984, quindi ho 35 anni, come mai appunto la nostra generazione si è ritrovata in una condizione di malessere tale per cui più o meno in tutti i settori esistenziali c'è qualcosa che non funziona. E diciamo che scavando all'interno dei vari temi che il libro affronta, nei fatti si può portare, si può, come dire, focalizzare un punto d'inizio non specifico. Ovviamente non è una data che non può essere discussa, ma diciamo che verso la metà degli anni 70 è successo qualcosa, e diciamo che gli anni 80 hanno cominciato ad avviare una nuova fase nella quale, in realtà, nonostante le grandi trasformazioni tecnologiche, di comunicazione e anche di dinamiche economiche, nei fatti siamo ancora all'interno di quella dinamica lì, che incomincia appunto negli anni 80 e che modifica completamente le nostre esistenze, nei fatti, dal punto di vista più ampio della società. La trasformazione del sistema economico si proietta poi nelle nostre vite individuali e le trasforma dall'interno. Ma qualcosa è cambiato in maniera radicale. Certo, la trasformazione è continua, lenta, a volte su certi aspetti veloce, ma la trasformazione che stiamo vivendo è stata repentina, e quindi questo disagio. Noi qui nel posto delle parole amiamo inciampare nelle parole stesse. Quando si inciampa in qualche cosa è il momento forse che ti accorgi di quel qualcosa. La parola disagio, ed è stata anche analizzata nella prefazione da Raffaele Alberto Ventura, che è il direttore della collana Escaton per D Editore. Ecco, la parola disagio è una parola importante. Vogliamo entrare dentro questo significato, Felice Andreola, che è un significato che attraversa la personalità, attraversa la psicologia, la psicanalisi, ma attraversa tutto quanto, la cultura, la politica e così via. Siamo pervasi di disagio, in sostanza. Certo, per certi versi è una parola che appunto spesso viene usata in maniera anche un po' simpatica, soprattutto soprattutto dalla mia generazione e dalle successive. Per cui, è curioso come il termine disagio si è entrato appunto nello slang giovanile, pur avendo un'origine drammatica in realtà. Infatti la lettura della prima questione che c'entra con il disagio, cioè la pubblicazione di Freud legata al disagio nella civiltà,
fa luce, comincia a fare luce rispetto appunto a un malessere esistenziale, no? Ed è curioso come, pur cambiando i connotati di questo disagio, il disagio continui ad esistere e per certi versi continui a crescere anche, trasformandosi, non trovando peraltro una grande possibilità di risoluzione, no? Appunto di scioglimento appunto di questa condizione di disagio. La parola, peraltro, a me interessava anche a partire dalla lettura del romanzo di Franzen, Zona Disagio, che era anche il titolo del ciclo di conferenze intorno al quale questo libro nasce, perché appunto Zona Disagio mi piaceva moltissimo il fatto che riuscisse a dare una spazializzazione alla questione del disagio, no? Poi la spazializzazione è rimasta, perché disagio utopia nei fatti vuol dire la stessa cosa, però l'editore ha questa ossessione per i titoli, per come dire, la necessità di coniare nuovi termini nei titoli dei suoi libri, per cui mi ha convinto infine a usare disagio utopia. Ma per me era fondamentale appunto che nel titolo ci fosse la parola disagio di fondo, perché appunto è anche un modo per cercare di rompere quella leggerezza che viene additata a questo termine oggi dalle giovani generazioni, perché di leggerezza ce n'è poca in realtà intorno alla questione del disagio. Lei ha citato Jonathan Franzen con la zona disagio, però se io ricordo bene, Franzen nel suo libro parlava della zona disagio in rapporto al passato, contrapponendola forse a quella zona di benessere che può essere il presente, di certo il futuro, no? Ecco, però questa zona disagio oggi è sì il passato, ma è qualcosa di molto presente. Beh, diciamo che il passato è semplicemente la base su cui si costituisce il presente, per cui certo, Franzen nei fatti lo tratta in maniera completamente diversa. Però ecco, a me sembrava molto convincente questo titolo in origine, e poi nei fatti appunto la costruzione di questo ciclo di conferenze aveva l'obiettivo di indagare il presente e conseguentemente anche il futuro. Però appunto il passato non è mai esterno a tutto questo, sono appunto le basi su cui costruiamo il nostro presente e il nostro futuro. Ma il presente e il futuro, scusi se la interrompo, Florenzia Andreola, il futuro e il presente si costituisce... Riguardo poi allo sguardo che è necessariamente imbevuto di futuro, sì, costituisce, mi corregga se sbaglio, da ideali che sono sicuramente degli ideali collettivi. Allora lì si erge, e qui entriamo anche in un campo che è stato raccontato e molto bene nei primi capitoli di questo libro Disagiotopia, no? Quando si parla a proposito delle quattro crisi di Guido Mazzoni, che esplora anche il terreno della parola ideale, che anche questa parola vive un suo disagio fortemente nel tempo presente. Certo, il testo di Mazzoni nei fatti ho voluto collocarlo in prima posizione, come dire, come primo passaggio, perché ha proprio la capacità di inquadrare in termini ampi, come dire, tutto ciò che segue all'interno del libro, e lo fa proprio a partire dall'inquadramento ampio appunto del crollo di alcuni pilastri, no? che hanno segnato la nostra epoca, e nel crollo di questi pilastri svetta, diciamo, la fine delle ideologie, la fine dei grandi ideali, no? Che in fondo, come dire, costituisce la base frantumata su cui si poggia la società di oggi. E Mazzoni, secondo me, è molto bravo e molto lucido in quel saggio a mostrare appunto questa frammentazione, questa rottura che ha portato alla condizione attuale. Ecco, sì, io trovo che il saggio di Mazzoni abbia uno sguardo niente affatto ideologico, e per questo appunto di grande lucidità. Di filosofia storica fino anche, no? Però sì. Mazzoni, se ricordo bene, e qui è il suo terreno, Florenzia Andreola, parla di, spero di ritrovarlo, di architettura della gente, ecco. Se prima parlavamo a proposito di Barbieri, dell'immagine di copertina, no? Di questi palazzi sfilacciati che raccontano qualche cosa che non funziona, una disarmonia, un ritmo che manca, un'armonia che si è persa. Ora la stessa cosa possiamo proprio dirla a proposito dell'architettura della gente.
Beh, certo. Nei fatti, in fondo, l'architettura e conseguentemente la città sono il frutto di una disgregazione della società, nel senso che in fondo la città viene costruita intorno a un sistema economico, intorno all'organizzazione sociale. Nel momento in cui questa organizzazione sociale si frammenta e, come dire, non viene più gestita in maniera sovrana dallo Stato, manca il progetto, perché a quel punto, nel momento in cui non c'è più una guida dall'alto, chiamiamolo così, un piano regolatore, rimane l'iniziativa del privato, che è tutta soggetta al profitto sostanzialmente, per cui il risultato qual è? È la disgregazione dello spazio, la disgregazione dello spazio urbano soprattutto, e quindi l'assenza appunto di un progetto che tenga insieme le cose. Però è interessante perché in realtà è davvero una specie di metafora della condizione della società, la città, no? È come se fosse appunto la rappresentazione la rappresentazione fisica della società stessa. E quindi mi sembra appunto che in queste due cose si riescano a tenere insieme bene, e secondo me da questo punto di vista la copertina è perfetta, nel senso che riesce davvero a tenere il tema della disgregazione spaziale e sociale che rappresenta il momento storico che stiamo attraversando. C'è un filo rosso che attraversa diverse conversazioni in questo tempo. Noi nei giorni scorsi abbiamo incontrato Silvano Agosti per il suo libro intitolato Progresso. Abbiamo parlato recentemente con Patrizia Luongo, che con Fabrizio Barca ha scritto Un futuro più giusto. Ora, questi libri, compreso Disagiotopia, parlano di questa realtà. C'è una necessità, forse mai come oggi, di riuscire ad analizzare il presente, perché se non riusciamo ad analizzare il presente non avremo mai quella che, mi scusi l'idea semplicistica, la famosa cassetta degli attrezzi per affrontare il domani. Oggi noi dobbiamo coltivare un ragionamento diverso, non più novecentesco come sembra ancora, soprattutto da parte di alcune istituzioni oggi, affrontare il presente. C'è necessità, e questi saggi nel libro di Disagiotopia lo dimostrano, spero di non sbagliarmi, di aver letto male, dimostrano la necessità di avere uno sguardo diverso, affrontare il problema, il disagio, qualunque esso sia in questo caso, non come si è affrontato fino a ieri, ma con un occhio nuovo, una cultura diversa. Beh sì, l'intenzione di fondo, appunto, che questo io lo dico abbastanza chiaramente nella mia introduzione, non è quello di fornire delle risposte risolutive. Tutt'altro. È proprio l'analisi, appunto, no, sì, infatti non è per niente gioioso il libro. Però nei fatti la questione è proprio porre uno sguardo analitico sul presente in modo tale da avere gli strumenti necessari per affrontarlo, il presente e conseguentemente il futuro. Cioè è come dire conosci il tuo nemico, nel senso, in fondo io ho sempre pensato Marx ha scritto Il Capitale, non ha scritto il libro del comunismo, come dire, non ha scritto una rappresentazione della società che sarebbe dovuta essere, ha scritto un libro sul capitale che era esattamente ciò che lui doveva capire per poter proporre qualcosa di nuovo, no? Ecco, adesso veramente senza nessun tipo di ambizione, ci mancherebbe, però è come dire, una modalità che a me è sempre interessato molto, quella di conoscere per superare, anche dal punto di vista psicanalitico, no? Si scava al fine di conoscere quali sono i nodi da sciogliere, e poi questi nodi si sciolgono anche solo conoscendo il trauma che li ha causati, che ha causato i problemi che si stanno affrontando. Ecco, credo che sia un processo utile essere consapevoli, appunto, è tutta una questione di consapevolezza, appunto, quella che io volevo mettere in piedi, cioè porre uno sguardo che rendesse le persone maggiormente consapevoli al fine da poter come dire, avere gli strumenti per mettere in piedi un progetto, per mettere in piedi un'idea in grado di superare appunto la condizione attuale. Ma come possiamo, Florenza Andreola, superare la condizione attuale se la famosa economista Saskia Sassen, economista sì, ma soprattutto sociologa, economista americana, seppur di origine europea, se non ricordo male. Ebbene, Saskia Sassen parla di una parola, e lo pone già nel sottotitolo, il fallimento in abiti eleganti. Ecco,
Lei poco fa parlava di progettualità, ma se c'è questa parola fallimento, che non è solamente il fallimento del sud del mondo, è il fallimento forse di un neoliberismo, di un capitalismo, e non solo. Beh, è complesso, nel senso che il fallimento di cui parla Saskia Sassen è un fallimento agli occhi di Saskia Sassen. Non è detto che quella dinamica di sfruttamento e di profitto nei confronti del paese del sud del mondo sia ritenuto un fallimento dal nord del mondo, nel senso che quelle dinamiche vengono comunque portate avanti in maniera proficua per qualcuno e meno per qualcun altro. Quindi, come dire, è un fallimento sulla base di uno sguardo, a seconda di come si guarda quella cosa la si può ritenere un fallimento o un successo. Come si può avere un progetto? Non è semplice, però è necessario a questo punto, e anche il testo di Saskia Sassen in fondo è utile per mostrare una dinamica di cui in realtà molti di noi non sono consapevoli. Non è chiaro effettivamente il tipo di rapporto attualmente esistente tra il nord e il sud del mondo, e credo che invece sia necessario capire che cosa c'è dietro al nostro benessere, no? Che cosa regge il nostro benessere a discapito di chi, perché appunto ancora una volta avere questa consapevolezza può portare a fare scelte diverse, e forse sulla base di piccole scelte diverse di ognuno di noi qualcosa può cambiare. Se non voglio fare l'idealista, ecco, ci mancherebbe. Ma c'è bisogno oggi, Felice, c'è bisogno di essere idealisti, Florenzio Andreola. Io credo che bisogna essere pratici, ma la praticità arriva da un ideale, quindi passa anche da questo, no? Come era un ideale quella della gentrification, no? Lei pone il saggio in questo libro, Disagiotopia, quello di Loretta Lise. A proposito di questa gentrification, questa parola che rappresenta un panorama diverso della città, no? Un panorama diverso dove molti tessuti sociali vengono lacerati per far posto ad altro. La gentrification è qualcosa di una città che deve essere diversa, ma oggi come oggi, alla luce anche del coronavirus, persino la gentrification non è più adatta al nostro vivere. La gentrification non è mai adatta al nostro modo di vivere, nel senso che lo è solo nel momento in cui non consideriamo la varietà della società. Cioè, la gentrification è utile e positiva solo per una fetta molto precisa della società, che è una fetta benestante, è una fetta che ha una serie di problemi in meno rispetto a coloro che subiscono la gentrification, cioè che vengono espulsi dai centri storici, dai centri delle città e dai quartieri, come dire, funzionanti. La gentrification, appunto, ancora una volta, un po' come nel testo di Saskia Sassen, per come viene trattata nel testo di Loretta Lise, può essere vista da vari punti, cioè è sempre una questione di sguardo, no? Per cui naturalmente nel momento in cui, cioè è interessante che la gentrification venga spesso trattata come alternativa linguistica, come riqualificazione urbana. Allora, riqualificazione evidentemente è una parola positiva, no? E viene usata come sinonimo sostanzialmente, ma è riqualificazione per chi? È riqualificazione per chi si può permettere di pagare 5, 6, 10 mila euro al metro quadrato per un'abitazione. Tutti gli altri sono esclusi. E per questo ho tenuto molto al fatto che nel titolo ci fosse anche la parola esclusione. Ma non solo, quindi il per chi a questo punto, anche la domanda forse che arriva prima del per chi. Perché? Perché sono dinamiche di profitto, perché è il sistema economico nel quale siamo inseriti. Vorrei banalizzare, però insomma, credo che manchi un progetto, come dicevamo prima, manchi un progetto sociale che includa tutte le fasce sociali. Mi sembra che, come dire, la dinamica sia quella di liberarsi dei problemi mettendoli sotto il tappeto, cioè come sgomberare un campo rom, no? Poi cosa fai? Non li puoi uccidere queste persone, le sposti, ma stai spostando il problema, non lo stai risolvendo. Ed è più o meno lo stesso tipo di dinamica. Come dire, non si risolve nessun problema, semplicemente si sposta. E si potrebbe scrivere questa azione che lei ci sta illustrando, Florenzio Andreola, come una sorta di una variante del nichilismo per certi aspetti? Beh sì, certo, senz'altro.
Non ho mai amato la filosofia nichilista, nel senso che... E ne parla davvero... Umberto Galimberti nell'ultimo intervento su questo libro, tra l'altro. Sì, però ecco, sì, Galimberti, come dire, comincia a ragionare sulla questione dell'era nichilista nel suo testo del 2007, ed è interessante questo testo che ha scritto per Disagiotopia, perché nei fatti fa un passo avanti, cioè inquadra la condizione giovanile dentro all'era del nichilismo, dove appunto non c'è più nessuna speranza, dove non c'è nessuna prospettiva, dove i giovani a un certo punto hanno smesso di avere delle possibilità positive di fronte a loro. Però è interessante perché nel testo di Disagiotopia fa il passo avanti e vede i giovani come maggiormente consapevoli dell'inserimento all'interno di questo momento storico, e quindi ne percepisce anche un'evoluzione, una capacità di stare dentro questo momento storico con come dire, una postura diversa, appunto, no? Che è una postura utile e importante anche a rendere quest'era forse meno nichilista. Nei fatti lo siamo ancora, cioè questa la generazione dei super giovani, diciamo che farà molta fatica probabilmente a modificare la condizione nella quale si muovono, però svilupperanno probabilmente maggiori mi viene da dire skills, capacità, maggiori strumenti che permetteranno loro non solo di sopravvivere, ma di vivere dentro questa società, no? E questo perché se l'uomo, come dice Goethe, è un essere volto alla costruzione di senso, Sinnbildung, nel deserto dell'insensatezza che l'atmosfera nichilista del nostro tempo diffonde, il disagio non è più psicologico, ma culturale. Queste sono le parole di Umberto Galimberti, filosofo. Ora, il disagio quindi è qualcosa che permea la società, no? Quindi passa dall'essere individuale all'essere collettivo. E Umberto Galimberti dice che bisogna, più che lavorare sulla individualità, bisogna lavorare sulla collettività. Ecco, che questa sofferenza non è la causa, ma la conseguenza di un'implosione culturale. Gira che ti rigira, si torna sempre su quella parola che attraversa tutto, ed è la parola cultura. Beh sì, come dire, la ricostruzione della collettività potrebbe essere davvero la base per la ricostruzione delle nostre individualità, nel senso che nei fatti la società nella quale viviamo ci spinge e ci costringe a un individualismo sempre più bieco, sempre più come dire, necessario ma inevitabile per certi versi, no? Proprio perché abbiamo perso il senso di appartenenza a qualcosa che vada oltre le nostre vite. Cioè, questo secondo me fa anche parte di una narrazione che ingigantisce il ruolo dell'individuo all'interno della società e conseguentemente butta sull'individuo molte responsabilità, troppe responsabilità rispetto alla risoluzione della propria esistenza, all'interno di un quadro in cui la collettività tornasse ad essere protagonista, tornasse ad essere un contesto, un humus di base in cui l'individuo si muove, naturalmente sarebbe molto più sollevante, appunto, secondo me, riuscire a vivere all'interno di questa società. Cioè, è proprio appunto il concetto di collettività che si è perso, e dentro questo naturalmente il tema culturale, cioè la cultura su cui si fondano appunto le nostre vite, va di conseguenza. Lei diceva poco fa, Florence Andreola, che questo libro è per nulla gioioso. Forse è anche vero, però è uno sguardo che nella prospettiva guarda oltre e analizza la realtà. D'altra parte, non siamo anche un po' stufi di questa vetrinizzazione di quello che ci sta succedendo, filtrata attraverso delle denominazioni di progettualità sempre e comunque in lingua inglese? Mi riferisco per esempio a certe forme istituzionali, per esempio del governo, che per così dire in maniera molto semplice indora sempre la pillola, e non si è capaci culturalmente di avere quella responsabilità,
quella responsabilità personale e politica di dire esattamente le cose. Certo, perdi voti, questo è necessario perderli, però guadagni in una forma Stato che guarda il futuro. Perché secondo lei questa continua plastificazione dei messaggi? Beh, credo che sia un tema complesso, credo che faccia parte del quadro di arretramento del ruolo dello Stato dentro al funzionamento delle cose, nel senso che l'indoramento della pillola è anche un po' una deresponsabilizzazione rispetto alla condizione nella quale siamo, forse anche a fronte dell'impossibilità o da parte dello Stato, da parte del governo in carica, ma non parlo del governo di questo momento, parlo in generale della governatività, ecco, però appunto dell'impossibilità di produrre delle trasformazioni reali a causa appunto secondo me di un sistema economico che impedisce questo tipo di ruolo da parte dello Stato, che è come se fosse un ruolo ormai novecentesco, no? Come se lo Stato non solo non volesse ma non potesse più avere quel tipo di ruolo all'interno della gestione delle cose, cioè il ruolo del privato all'interno della gestione della società, all'interno delle dinamiche economiche è enorme in questo momento, e senza il ruolo del privato probabilmente non rimarrebbe quasi nulla in questo momento, cioè bisognerebbe davvero fare uno sforzo enorme per rimettere in piedi un welfare state che permetta la sopravvivenza di un ruolo di Stato che guida le vite delle persone, no? Disagiotopia è una chiave per entrare a comprendere o quantomeno avvicinarsi a comprendere la realtà. Disagiotopia è il titolo del libro pubblicato da D Editore, Malessere, precarietà ed esclusione nell'era del tardo capitalismo, 8 tra storici, architetti, sociologi, urbanisti, filosofi, psicologi, per raccontare il nostro tempo fuori di sesto e immaginare forme di resistenza. Tutto questo a cura di Florenzia Andreola. Prima di salutarci, Florenzia Andreola, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Dunque, sto leggendo Chimamanda Ngozi Adichie, I Disco Viola, che è un libro straordinario, io trovo, ma lei è un'autrice straordinaria, perché mi piace molto questa sua non radicalità nel suo essere femminista, e quindi ecco, sì, sto leggendo, in realtà mi sto molto occupando di questioni femministe in questo momento, e quindi sono anche un po' circondata da vari libri di saggistica legati alla questione relativa alle donne, però in particolare sì, di narrativa sto leggendo questo. Grazie davvero per essere stata qui nel posto delle parole, Florenzia Andreola. Buonasera. Grazie a lei. Grazie mille a lei.